Buongiorno, come detto, voglio fare questo video commento alla lumaca che è caduta in un pozzo profondo 14 metri, durante la mattina ne risale 5 e prima di mezzanotte esce volentieri di 4. Quando riuscirà a uscire dal pozzo? Ovviamente la profondità del pozzo è 14 metri. Il primo giorno raggiunge esattamente 5 metri d'altezza. Quindi se noi volessimo scrivere in come funzione matematica la risalita in funzione dei giorni, il primo giorno c'ha 4 più n, n è il numero di giorni. Quindi il primo giorno 4 più 1, 5 metri, il secondo giorno raggiungerai 6, 4 più 2. Quindi il decimo giorno raggiungerà 4 più 10, che sono 14 metri. Del resto, il primo giorno, questo accade il primo giorno. Il secondo giorno sale, arriva a 6, riscende 2. Questo è il secondo giorno. Il terzo giorno arriva a 7 e riscende a 3. Quindi tocca la punta di 7. Vedete, il terzo giorno, se io a 4 aggiungo 3, ottengo proprio 7. Quindi la risposta che potete... Questa è una domanda a trabocchetto. La risposta potrebbe essere: vabbè, ma se sale di 5 e scende di 4 ci vorranno quindi 14 giorni. No, non è proprio così, perché è vero che sale di 5 e poi successivamente scende di 4, però intanto è salita di 5. Quindi in altri 10 giorni, cioè lei parte il primo giorno, parte già e arriva a 5. Il secondo arriva a 6, il terzo arriva a 7 e così via. L'ottavo e il nono al decimo giorno arriva proprio a 14. Se ci sono commenti, lasciateli qui sotto. Se ci sono altre domande, fatemele. Io spero di averlo spiegato nella maniera più semplice possibile. Per ovvi motivi di tempo non faccio il calcolo meccanico fino ad arrivare a 14, però si vede bene come la dipendenza dal numero dei giorni e la risalita in metri, ovviamente, qua l'unità di misura è metro, ce lo possiamo mettere, è 4 più n. Ovviamente al giorno 0 non ha senso calcolarlo, questa è una formula che ho voluto inserire io qualora nel concorso dovessero cambiare i dati. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, ci saranno tanti altri video come questi. Vi auguro veramente tanta, non dico fortuna, tanta motivazione per poter superare al meglio questo concorso e insomma spero che i più meritevoli riescano senza problemi a diventare presto miei colleghi. Buona giornata o buona serata.